prima di parlare dell'analisi logica, voglio dire che cos'è, che cosa si intende per grammatica. La grammatica è un concetto molto 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 ampio, ci sono moltissime definizioni. Noi parleremo della grammatica analitica, cioè che analizza la lingua. La grammatica fa parte di una famiglia più grande che è la linguistica. Quindi la linguistica, quindi la grammatica fa parte della linguistica, ma non è la linguistica. Ok, noi possiamo dividere la grammatica in varie parti. Dall'analisi più piccola, che può essere quella della fonologia, all'analisi più grande, che può essere quella del significato di un testo o di una parola, che è la semantica, oppure l'analisi di un periodo, cioè di un testo, di un insieme di proposizioni. Quindi dalla parte più piccola del suono, la fonologia studia il suono delle parole, analizza, e c'è anche l'analisi fonologica, che è appunto l'analisi del suono delle parole. Poi abbiamo la morfologia, dal greco morfè, che significa forma, e che studia la parola. Per esempio, la parola casa, formata da cas, radice, e a, desinenza. Ok, e alla morfologia, corrispondente alla morfologia, c'è l'analisi morfologica, ma nelle scuole italiane è più comune con analisi grammaticale. Il termine analisi grammaticale ci si può un po' confondere, perché capisco che grammatica è tutta questa parte, perché questa parte si chiama analisi grammaticale. Infatti sarebbe meglio chiamarla analisi morfologica, però è una convenzione purtroppo comune adesso chiamarla analisi grammaticale. Ok, poi abbiamo la sintassi della proposizione con la O, non della preposizione. La preposizione è una parte dell'analisi grammaticale, è una parte del discorso, che è di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, la preposizione, mentre la proposizione è una frase semplice, cioè una frase che ha un solo verbo. Quindi la sintassi della proposizione, alla sintassi della proposizione corrisponde l'analisi logica. Eccola qui la nostra analisi logica. L'analisi logica studia il rapporto che esiste fra i vari elementi di una proposizione, cioè di una frase semplice, cioè con un solo verbo, ok? Poi abbiamo la sintassi del periodo. Il periodo è un insieme di proposizioni. Quindi proposizione più proposizione più proposizione uguale un periodo. E il periodo, quindi, cioè tutte le varie proposizioni sono collegate tra di loro con dei rapporti. Per esempio, può essere con un rapporto di coordinazione, oppure un rapporto di subordinazione, eccetera. Questo livello di analisi di grammatica si chiama analisi del periodo. Ok, poi abbiamo la semantica, che studia proprio il significato sia delle parole che del testo, ma queste due in questo corso non le affronteremo. Ok, sono molto importanti, ma non le affronteremo. Vedremo in questo corso l'analisi logica. Quindi questo è un corso di analisi logica, quindi vedremo bene tutte le parti dell'analisi logica, tutti i complementi dell'analisi logica, e accenneremo all'analisi grammaticale e l'analisi del periodo. Vedremo qualcosa quindi dell'analisi grammaticale e l'analisi del periodo, ma soprattutto studieremo l'analisi logica.